L'incomodo. L'appuntamento con Vittorio Sgarbi. Professor Sgarbi, buonasera. Ecco. Allora, noi oggi vogliamo prendere a spunto un suo articolo pubblicato sul giornale in difesa del PM di Perugia Antonio Repucci. Ricordiamo, per chi ci ascolta, è stato rimosso dal suo incarico perché nei giorni scorsi aveva detto: una madre che non si accorge che il figlio si droga ha fallito e deve solo suicidarsi. Secondo lei aveva ragione? Sì, non è il PM, è il prefetto. Il prefetto di Perugia, sì. Sì. Ah. Il prefetto di Perugia ha detto una cosa che è assolutamente metaforica, è come asfaltare, è come rottamare, usati continuamente da figure istituzionali non meno importanti di lui, come il Presidente del Consiglio Renzi, il quale quando dice rottamare è persone come rifiuti. Allora non capisco perché, se uno dice suicidare deve essere inteso la lettera, è evidente che solo un cretino può pensare che una madre si deve suicidare, vuol dire con una formula di sapore napoletano, come uno dice, mi suicido perché ho perso una gara, un concorso, ma è una battuta, no? Quindi come si fa? Soltanto un deficiente come Alfano e un fanatico come Renzi possono pensare di cacciare uno per una battuta, di cui occorreva semplicemente che un giornalista chiedesse spiegazione, di cosa voleva dire suicidare, nel senso che ha fallito la missione di Marte, perché non è stato in grado di impedire al figlio di drogarsi. Cioè adesso abbiamo pure delle parole, improvvisamente abbiamo pure delle parole, abbiamo sentito Grillo che ha parlato di sfanculo tutto il mondo e fa le riforme istituzionali, Berlusconi che è stato condannato che fa le riforme istituzionali, e che l'altro che parla di rottamare, prendiamo il povero prefetto di Perugia che io conosco bene, lo trattiamo come se fosse uno che parla la lettera, ma andiamo, insomma, non facciano ridere. Però la lettera l'hanno preso le istituzioni, perché Alfano, ministro dell'interno, lo ha rimosso. La PM antimafia, che non si capisce che dovrebbe stare a fare a Perugia, ha detto: ah no, bisogna, che mica voleva dire che non bisogna essere vicini alle famiglie, voleva dire che i primi a occuparsi dei figli dovrebbero essere le famiglie, non scaricando quello che ha detto, l'ha detto in maniera che basta leggerlo. Quindi è soltanto un problema caratteriale, come uno che usa un linguaggio un po' troppo colorito. Un linguaggio un po' troppo colorito. Sì, professore, ma questo è solo un problema di linguaggio, non c'è nessuna animosità e né volontà reale di incitare al suicidio qualcuno. Quindi un'interpretazione così fallace, così formale, da parte di un fesso come Alfano, che ha fatto il casino della famosa casacca, e che non ne ha presa una nella sua, non è quello che ha fatto la puttanata di rivelare che avevano trovato l'assassino di Iara. Bossetti sul caso Iara, esatto. Deve dimettere Alfano, insomma, per aver detto una puttanata, e oltretutto l'ha detto contro una persona che potrebbe anche essere innocente. C'è proprio un cattino, è un personaggio spregevole che fa ancora il ministro degli interni e che offende la gente senza alcun rispetto della Costituzione. La frase contro quello lì, che sarebbe l'omicida, è del tutto arbitraria, perché precede il giudizio, precede il processo, i diritti costituzionali. Il ministro dell'interno non si può permettere di chiamare uno assassino. È un deficiente, e come deficiente abbiamo visto degli interni che caccia un povero prefetto che non ha fatto niente. Insomma, Alfano, insomma, dovrebbe essere rimosso. Tant'è vero, professore, che c'è anche chi nel partito già pensa ad una successione, al suo posto potrebbe andare Lupi. Lei che ne pensa? Vabbè, al posto di Alfano, questo non lo so, Lupi è leggermente meglio di Alfano, insomma, leggermente una meglio. Un po' più. Alfano è proprio, dall'altra parte è il Delfino di Berlusconi. Dire quello, cioè, non si toglierà Berlusconi, mai questo marchio, probabilmente. No, appunto, è Delfino di Berlusconi, il quale ha sbagliato persona, e il suo errore oggi si rifrange sul governo di Renzi e sui cittadini che devono avere un ministro indecoroso che fa cose di questo genere solo perché deve fare quello che prende provvedimenti, perché difende contro se stesso i provvedimenti. Certo. Professore, noi l'abbiamo interrotta mentre lei stava partecipando ad un consiglio comunale ad Urbino. Mi vedete dalla Gruber. Però in questo momento mi sono insediato come assessore alla rivoluzione, alla cultura, all'agricoltura, alla difesa molto del paesaggio del centro storico di Urbino, e ho spiegato che difesa è più importante che valorizzazione, e cultura e agricoltura sono termini che erano antitetici quando ero ragazzo, ma non lo sono più, tant'è che il 50° sito dell'UNESCO è un sito delle Langhe del Roero, cioè un'area ampia nelle Langhe, che è diventato sito per ragioni legate alla coltivazione agricola. E quindi la cultura, i monumenti, la bellezza, la civiltà antica legata ai capolavori dell'architettura ha determinato i vincoli dell'UNESCO. In questo caso è un territorio per la coltivazione agricola, quindi la denominazione cultura agricoltura trova conferma nell'attuale
determinazione di sito mondiale dell'UNESCO, che ha individuato Roero e Langhe come un'area che merita una difesa e una tutela di questo livello. Quindi certo, io sono perfettamente corrispondente a questo nuovo sentire. Certo, professore, lei ha detto una cosa interessante tra le altre, la conservazione viene prima della valorizzazione, che è comprensibile e insomma è chiaramente giusta, però questo come si traduce per esempio nella gestione di una città così complessa come Urbino? Ecco, quali sono le priorità? Beh, è evidente che ci sono priorità di conservazione come in ogni luogo del mondo. La fortuna vuole che la città sia relativamente ben conservata. La valorizzazione è un mito contemporaneo che è legato all'idea di trarre beneficio dai beni culturali, cosa che potrebbe essere naturalmente rispettandoli. Cioè la bellezza di una donna è della conservazione della sua bellezza. Valorizzare quella bellezza non può prescindere dalla sua conservazione. Certo. E quindi questo, se vale per un volto, se vale per un essere umano, vale per qualunque organo o organismo che è una città, la quale essendo viva deve essere tenuta in buone condizioni. Dopo viene la valorizzazione. Certo. Quindi ho fatto una considerazione che in questo caso di grande semplicità, non ho voluto fare nulla che fosse una provocazione. Resta il fatto che la valorizzazione è un mito che talvolta sembra perfino prescindere dalla conservazione. È cioè, vero, purtroppo, il rischio di fare qualcosa perché è utile talvolta prescinde dalla conservazione del bene. Come si sta comportando il ministro Franceschini, quindi anche sul caso Pompei? Noi in questi giorni abbiamo seguito le manifestazioni delle associazioni sindacali, hanno bloccato il sito per diverse ore, ora sembra che si sia trovato un accordo per il problema di turni di lavoro, eccetera, eccetera. Lì lo scontro è fra i sindacati e la soprintendenza. Beh, in qualche modo si è chiamato in causa anche Franceschini. C'è un vuoto del governo. Che la vetrina di Pompei, come quella del Colosseo, ha una efficacia formidabile nel far parlare della cosa. Sì. Si sceglie di fare uno sciopero, di fare un'azione nei luoghi dove c'è maggiore afflusso e dove i giornali, certo, se fanno sciopero in turno non se ne accorge nessuno. Per cui di fatto lo sciopero a Pompei o la notte bianca saltata al Colosseo diventa una notizia internazionale. E questo va benissimo ed è un modo con cui il sindacato tutela anche la propria energia di lotta. E però è vero che alcuni beni indisponibili non dovrebbero essere soggetti a scioperi. Cioè, lo sciopero di un archeologico, la chiusura di un museo, è come la chiusura di una scuola. Certo. Prima di chiudere una scuola, che è il luogo dove si formano i giovani, credo che i sindacati devono pensarsi mille volte. Allora, chiudere un museo è un'espressione di non cultura, esattamente come chiudere una scuola. Sì. E quindi Pompei può essere una vetrina, perché è proprio Pompei, ma il segnale che viene dato è un segnale di incultura e di inciviltà. Certo. Tra l'altro i sindacati a più alto livello hanno preso le distanze dai vertici della CISL di Pompei, che a quanto pare saranno anche sostituiti, perché insomma anche Bonanni, leader della CISL, ha detto che si è scelta una forma di protesta eccessiva e non si era d'accordo quindi con la chiusura del sito. E poi ecco, sono giorni davvero che i turisti aspettano in coda ore e ore per visitare un sito che appunto poi è stato concretamente bloccato, ecco, in questo senso. Certo. Professore, allora noi la ringraziamo per questo collegamento di oggi. Benissimo, ci vediamo stasera. Arrivederci. Ecco, dalla Gruber stasera. Sì. Di che parla, professore? Le hanno già anticipato i temi, no? Non lo so, abbiamo telefonato adesso, poi sentiremo i temi. Allora, alle 8:30 da Lili Gruber, sì, la seguiremo. Arrivederci.